Amici di Stream Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo del primo smartphone di Ansprin e in particolare dell'SN50 MC1. Questo smartphone è caratterizzato da un display 5 pollici IPS con risoluzione 1280x720, quindi HD, da una CPU MediaTek Octa-Core, la sigla della CPU è 6592. Caratterizzato appunto da 8 core che lavorano a 1,7 GHz, affiancati poi ad una GPU Mali 450. Questo telefono ha ancora 1 GB di RAM DDR3 e una batteria da 2000 mAh, che così vi suonerà molto sottodimensionata per il telefono, ma più avanti vi spiegherò che la gestione della batteria è veramente veramente ottima, per non dire eccezionale. Partiamo come al solito però dalla confezione. Confezione con scritte verdi, classico marchio Ansprin. Abbiamo una piccola illustrazione del telefono e alcune specifiche hardware sui fianchi. Notiamo per esempio i 16 GB di memoria interna, ovviamente la connettività GPS. La capacità multitouch, come è logico che sia, la possibilità di inserire micro SD fino a 32 GB, la presenza di aggiornamenti OTA, OVERTA, il display, come vi ho detto, 5 pollici IPS, CPU octa-core da 1,7 GHz, 1 GB di RAM, risoluzione HD 1280x720. Design ultra piatto, ultra sottile, in effetti è molto sottile come smartphone. Fotocamera 2 megapixel quella frontale, 13 megapixel quella posteriore, anche se i 13 megapixel sono dati sostanzialmente da un'interpolazione a livello software, i reali sono 8 megapixel. Sul retro abbiamo tutta una serie di seriali relativi al telefono, con specifiche ancora più complete. Apriamo la confezione. Quando l'aprirete, qui in questo sacchetto ci sarà lo smartphone con questa piccola pellicola che riporta anch'essa le specifiche. Confezione decisamente ben fatta, molto solida, compatta. Ci sono questi angoli in spugna che permettono di proteggere appunto lo schermo dello smartphone. La classica manualistica, un cavetto USB micro USB di sezione davvero generosa. Gli auricolari con controlli remoti, sono auricolari classici, non in-ear. Ed infine l'alimentatore da parete, che è ancora racchiuso nel suo piccolo sacchetto. Bene, mettiamo da parte la confezione e passiamo direttamente al telefono. Come vedete, il design del telefono è piuttosto classico, la forma è decisamente squadrata, ma le dimensioni sono comunque piuttosto compatte, pur trattandosi di un 5 pollici. È decisamente sottile. La costruzione è molto buona perché la plastica è piacevole al tatto, leggermente gommata. Oltretutto, il telefono appare ben solido tenendolo in mano. Il display è molto ampio, le cornici sono piuttosto ridotte, almeno sui lati, mentre qua nella parte inferiore e nella parte superiore, volendo, si poteva fare un pochettino di più. Abbiamo il logo Ansprin in fondo. I tre tasti soft touch non sono tasti retroilluminati, ma sono stampati. Abbiamo soltanto una minimale illuminazione al di sotto dei tasti, che va semplicemente ad identificarli. Fotocamera frontale e lo speaker utilizzato durante le chiamate. Ovviamente qua ci sono gli altri sensori. Sul retro abbiamo la fotocamera da 13 megapixel, retroilluminata, quindi sensore BSI. È molto grande, devo dire, questa fotocamera, paragonata per esempio al mio Nexus 4. Abbiamo ovviamente il flash LED, altro logo di Ansprin e lo speaker posto sul retro. Da notare, non riuscirete a vederlo in video comunque, questa parte in plastica è leggermente sovradimensionata rispetto, rialzata rispetto al resto della cover del telefono, di modo che appunto lo speaker possa garantire una buona qualità audio anche quando il telefono è appoggiato in questo modo sulla scrivania.
Vediamo i lati del telefono, il lato di sinistra è pulito, non c'è assolutamente niente, il lato di fondo idem, nulla, quello destro ha i pulsanti di accensione, di bilanciere del volume, il lato superiore ha il jack audio e la porta USB, micro USB. Apriamo un attimo il retro, la cover del telefono, perché voglio farvi vedere come è organizzata la capacità dual SIM del dispositivo. Allora, togliamo anche la batteria, visto che ci siamo. Ok. Dunque, il telefono è un dual SIM con capacità 3G più 2G, ovvero potrete utilizzare una SIM con dati attivi ed una SIM soltanto in connessione 2G. Nessun problema, ovviamente, nel caso in cui vogliate utilizzare una sola SIM, basterà metterla nello slot che vedete qua a sinistra, che è quello che può sfruttare anche la connessione 3G. Nel caso in cui invece vogliate utilizzare un sistema dual SIM, potrete inserire la SIM 3G nello slot di sinistra e la SIM 2G nello slot di destra. Qui in basso c'è una piccola illustrazione. Qui poi c'è lo slot per la scheda micro SD e infine in questo punto va ovviamente inserita la batteria da 2000 mAh. Reinseriamola e chiudiamo il retro del telefono, ecco qua. Andiamo ad accendere quindi per la prima volta questo smartphone. Attendiamo un attimo per l'accensione, lo abbiamo appena resettato ai dati di fabbrica in modo da potervi far vedere esattamente com'è il dispositivo alla prima accensione. I loghi in accensione non sono particolarmente ricercati. Non abbiamo nessuna SIM, come avete visto. Comunque andiamo ad impostare il telefono. Ok, ci colleghiamo un attimo al wifi, eccoci qua. Saltiamo il tutorial iniziale. Ed eccoci, abbiamo già configurato il nostro telefono. Partiamo subito dall'interfaccia. Unsprey non ha sicuramente modificato in alcun modo l'interfaccia di Android. Per alcuni sembrerà addirittura di avere tra le mani un Nexus. Di fatto la ROM che c'è su questo telefono è una ROM puramente stock, non ha subito alcun tipo di modifiche, tant'è che non abbiamo per esempio nemmeno il Play Music, ma abbiamo l'app musica classica, sembra di tornare ai tempi di Gingerbread utilizzando questa. Di fatto sembra di utilizzare una ROM AOSP proveniente dall'Android Open Source Project. In ogni caso ci sono però alcune applicazioni preinstallate, andiamo subito a vederle. Abbiamo un'app per il backup ed il ripristino dei dati, abbiamo un'app per le cose da fare, una to-do list, abbiamo questo piccolo contenitore di altre applicazioni, possiamo installare per esempio il Flash Player, il Dolphin Browser, Clean Master o MX Player. Potevano anche risparmiarsela in Unsprey questa applicazione extra. Abbiamo un file manager molto semplice ma molto utile, soprattutto per i meno esperti, coloro che non hanno necessità di un file manager con caratteristiche eccessivamente avanzate, ovviamente il comparto fotocamera, gallerie multimedia, le impostazioni, l'app della musica, come vi abbiamo detto, è quella vecchia, diciamo dei tempi di Gingerbread, il Play Store e poco altro, insomma, c'è soltanto ancora l'applicazione per connettersi alla radio FM. Come avete visto, anche il launcher è assolutamente classico. Identico a quello di Android Stock, così come la barra delle notifiche. Ci sono alcuni collegamenti veloci per attivare determinate funzionalità che più avanti vedremo. Notate subito la presenza di un toggle chiamato MemClear che permette di recuperare memoria RAM inutilizzata, anche se difficilmente durante l'utilizzo di questo telefono avrete necessità di utilizzarlo, in quanto un gigabyte è più che sufficiente
per far funzionare al meglio questo dispositivo. Passando all'altro lato della barra delle notifiche, abbiamo questo collegamento rapido all'app Permission, ovvero un'applicazione integrata all'interno delle impostazioni che ci permette di gestire i permessi delle app che abbiamo installato. I permessi sono quelle voci che vedete elencate quando andiamo ad installare, per esempio, un'applicazione dal Play Store. App Permissions è una caratteristica integrata in moltissime custom ROM che Handsfree ha fatto davvero bene ad integrare all'interno di questo smartphone. Passiamo un attimo alle impostazioni del telefono. Come possiamo vedere, anche in questo caso l'interfaccia è assolutamente similare a quella che trovate sui dispositivi Nexus. Ci sono pochissime voci che sono state aggiunte da Handsfree. Queste riguardano comunque la gestione della SIM, in questo caso è disabilitata in quanto non abbiamo SIM inserite all'interno del telefono. Comunque, da questo sottomenu potrete impostare, per esempio, quella che è la SIM predefinita per le telefonate oppure per gli SMS, regolare poi le impostazioni delle SIM in termini di traffico dati, reti 2G e reti 3G. Tutte le altre voci sono assolutamente standard, solo alla fine di questi menu ne abbiamo un paio dedicati all'accensione e allo spegnimento programmato e alle gesture personalizzate. In sostanza possiamo abilitare le gesture all'interno della galleria, dell'applicazione per la musica, fotocamera, launcher, chiamate in entrata e radio FM, in modo da poter, per esempio, sfogliare le nostre fotografie senza toccare lo schermo. Basterà passare la mano in questo modo al di sopra del sensore di prossimità che rileverà il passaggio e di conseguenza cambierà, per esempio, fotografia o canzone. Non ci sono altri menu personalizzati né impostazioni avanzate introdotte dal produttore. Abbiamo detto quindi dell'interfaccia che è molto simile ad Android AOSP. Andiamo a vedere invece come è organizzato il comparto audio-video, in particolare la fotocamera. Anche in questo caso l'applicazione originale di Google non è stata toccata in maniera pesante da Handsfree. Ci sono soltanto alcune modalità predefinite, come per esempio la modalità che su molti altri telefoni è chiamata modalità ritratto, la panoramica ovviamente, la possibilità di impostare la modalità foto live, ovvero in movimento presumo, oppure la modalità normale. Abbiamo quindi l'HDR e la possibilità di gestire in maniera manuale il flash. Moltissime altre impostazioni comunque presenti all'interno del menu avanzato sono tutte impostazioni ovviamente che interessano gli utenti più esperti e più smaliziati. Gestendo in maniera ottimale tutte queste impostazioni avanzate si può ovviamente ottenere un rendimento ancora migliore della fotocamera. Sono presenti poi anche alcune impostazioni particolari per i video. Nel complesso comunque la fotocamera si comporta in maniera molto molto buona. Il sensore BSI fa un lavoro davvero eccellente in condizioni di scarsa luce, mentre in condizioni di luce normale o comunque di luce ottimale l'autofocus funziona bene e nel complesso la fotocamera è assolutamente accettabile, anzi decisamente buona per quello che è la fascia di prezzo e di mercato di questo dispositivo. Fotocamera che a mio avviso offre scatti superiori rispetto a quanto garantisce per esempio un Nexus 4. Non ho avuto modo però di confrontarla con alcuni concorrenti diretti, per esempio Galaxy S3 Neo o Motorola Moto G. Nel complesso comunque non è la fotocamera il punto debole di questo telefono, anzi. Parlando del comparto multimediale, torniamo un attimo all'applicazione della musica, che devo dire decisamente brutta in termini estetici. Potrete sicuramente sostituirla con un'applicazione di terze parti oppure con il Play Music direttamente da Google. Applicazione della musica che ci rimanda ad un punto debole di questo dispositivo, ovvero il volume
massimo raggiunto dallo speaker posteriore. Lo speaker posteriore, infatti, non raggiunge un volume particolarmente alto, anzi, nel caso in cui siate in un luogo particolarmente affollato, difficilmente sarete in grado di sentire quello che è riprodotto appunto da questo telefono. Rimanendo all'interno del comparto multimediale, abbiamo utilizzato questo telefono anche per vedere alcuni video con risoluzioni in Full HD, risoluzioni molto elevate, e devo dire che il display IPS fa molto bene il proprio lavoro. La tecnologia IPS offre dei colori molto buoni e anche gli angoli di visione sono piuttosto elevati e non rappresentano sicuramente un problema. Per questo smartphone. Passiamo invece al comparto internet. Abbiamo già aperto il nostro sito. Volevo giusto farvi vedere un paio di siti web in modo da mostrarvi la CPU MediaTek in piena attività. Gli 8 core in questo caso sono sfruttati completamente. Come vedete, non c'è alcun tipo di imprecisione, lag o incertezza nello zoom del nostro sito, per esempio. Apriamo anche quello di Unisprit. In questo caso lo scorrimento della schermata non è rovinato da lag o impuntamenti vari. Possiamo fare lo zoom senza alcun tipo di problema. Bene, abbiamo visto che in termini di potenza di calcolo assoluta questo dispositivo si difende molto bene grazie agli 8 core. Infatti, la navigazione online non presenta alcun tipo di problema. Nel complesso, anche l'interfaccia, essendo molto, molto pulita e decisamente leggera, scorre molto bene, è molto fluida, non abbiamo notato alcun tipo di lag se non quando abbiamo moltissime applicazioni aperte e la RAM quasi totalmente occupata. In ogni caso, se avrete la RAM occupata, potete aprire appunto la scheda delle applicazioni recenti, delle applicazioni utilizzate e potrete di qui recarvi sul Task Manager in modo da terminare soltanto le applicazioni che desiderate, oppure potete, come vedete qui, terminarle tutte in modo da liberare della RAM. Vi abbiamo fatto vedere bene o male tutte quelle che sono le caratteristiche di questo dispositivo. Parliamo un attimo di quelli che sono i punti deboli e invece i punti a favore. I punti deboli non sono molti. Vi ho già parlato del volume massimo raggiungibile dallo speaker posteriore. Altro punto debole sono i tasti soft touch che non sono retroilluminati, ci sono soltanto dei piccolissimi trattini ad illuminarli al di sotto dei tasti stessi. In questo caso si poteva modificare lo smartphone retroilluminando direttamente i tasti, non vedo il motivo di questa scelta. Terzo punto a sfavore, un difetto progettuale relativo alla fotocamera frontale. Nel giro di pochi giorni ci è entrata davvero moltissima polvere all'interno della fotocamera frontale. Questo è un difetto progettuale insito quindi nel telefono che il produttore dovrà correggere al più presto. Per il resto non abbiamo altri punti deboli di questo dispositivo. Parlando invece dei punti a favore, punti che possono far emergere questo smartphone nei confronti della concorrenza, non possiamo non citare quello che a mio avviso è la più grande feature di questo dispositivo, ovvero la durata della batteria. L'autonomia è infatti eccezionale. Nonostante i 2000 mAh dichiarati, non abbiamo mai avuto alcun problema ad arrivare a sera, spesso dopo 12 o 13 ore lontani da casa per motivi lavorativi e dopo moltissime ore di schermo acceso, stiamo parlando di periodi che vanno dalle 4 alle 5 ore di schermo acceso,
tornavamo a casa con ancora un 30% abbondante di batteria, sia nel caso in cui avessimo abilitato, come vi faccio vedere ora, la modalità di risparmio energetico del telefono che riduce le prestazioni della CPU, sia nel caso in cui questa modalità di risparmio fosse disabilitata. Di conseguenza, non ho idea di come abbiano fatto in handsfree, però l'autonomia del telefono è qualcosa di davvero sensazionale. Sembra di avere una batteria da almeno 3000 mAh e non da 2000, a meno che non ci sia stato un errore appunto nel determinare la capacità di questa batteria. Autonomia quindi fantastica. Altro punto a favore, la fotocamera, che come vi ho detto 13 megapixel a livello software, 8 megapixel a livello in termini reali. Fotocamera molto buona, affiancata poi nel complesso ad un sistema decisamente reattivo e privo di lag. Insomma, stiamo parlando di un telefono con CPU MediaTek che si comporta molto bene. Sembra davvero di avere tra le mani uno smartphone di gamma piuttosto alta e soprattutto con una CPU ben più rinomata, per esempio una CPU Intel oppure una CPU della serie Qualcomm Snapdragon. Giunti in conclusione di questa recensione, dobbiamo un attimo fare un bilancio di questo smartphone. A favore di questo dispositivo ci sono sicuramente moltissime caratteristiche, a partire dall'autonomia che è davvero eccezionale, passando poi per un sistema operativo che è stato intaccato in maniera minima dal produttore. Abbiamo inoltre una fotocamera che si comporta in maniera più che discreta e tutta una serie di impostazioni, poche per la verità, che sono state aggiunte dal produttore ma che si rivelano molto utili. Tra queste abbiamo citato per esempio il task manager, la possibilità di liberare RAM oppure la possibilità di attivare o meno le gesture. Tra i punti a favore abbiamo ovviamente anche l'ottimo display, la risoluzione è più che adeguata per le dimensioni di questo schermo, il display offre poi colori molto molto brillanti, molto buoni e soprattutto ottimi angoli di visione. Scusate. Ci sono però, come vi abbiamo detto, anche diversi punti a sfavore. Il volume dello speaker posteriore, i tasti soft touch che non sono illuminati, la fotocamera frontale che tende a riempirsi, a sporcarsi di polvere. Questi sono punti a sfavore anche pesanti, se vogliamo, per questo dispositivo. Oltretutto bisogna calcolare che il prezzo di listino imposto da Handsfree è di circa 239 euro, prezzo che a nostro avviso è decisamente elevato, troppo elevato. Alcuni negozi online vendono questo smartphone intorno ai 200 euro. Tuttavia, a mio avviso, per combattere la concorrenza che si chiama Motorola Moto G, che si chiama Asus Zenfone 5, che si chiama Galaxy S3 Neo, c'è bisogno di un prezzo decisamente più aggressivo e concorrenziale. È inutile negarlo, Handsfree non ha sicuramente lo stesso appeal nei confronti dell'utente medio di quanto possa avere Asus, Motorola e soprattutto Samsung con la serie Galaxy. Dunque, per rivaleggiare contro questi tre colossi, almeno nel mercato europeo, c'è bisogno di abbassare considerevolmente il prezzo. Per esempio, portarsi intorno ai 179 euro di listino per assestarsi poi sui 140-150 euro richiesti all'acquirente. Sarebbe un prezzo decisamente più adeguato, soprattutto considerando che si tratta di uno smartphone dual SIM. Insomma, 150 euro per uno smartphone del genere sarebbero decisamente ben spesi. Logicamente è necessario richiedere un prezzo leggermente inferiore nei confronti di quella che è la concorrenza, che, come ho già detto, può vantarsi nei confronti della clientela di marchi ben più blasonati e ben più conosciuti. Complessivamente, comunque, un telefono decisamente buono. Ci sono alcuni difetti progettuali comunque correggibili, nei confronti, comunque correggibili da parte del produttore.
Unica vera grande pecca la politica commerciale di Hansbry, che dovrebbe, come vi ho detto, abbassare in modo considerevole il prezzo. Se avete ulteriori domande, ce le potete porre all'interno dei commenti in fondo alla recensione oppure sul nostro forum.